Siamo qui con Coach Sabatelli alla fine della partita tra Repower Sanga Milano e la Molisana Campobasso. Ottima vittoria di Campobasso che ha dato un'ottima prova, soprattutto nella seconda parte. Nella prima parte le milanesi sono riuscite a mettervi in maggiore difficoltà e poi sulla lunga distanza della partita vi siete imposti. Ma sì, devo fare complimenti alle mie ragazze perché, ripeto, non era un momento facile. Sai, quando c'hai un periodo come il nostro dove in difesa fai un grande lavoro però non riesci a segnare e perdi le partite come le ultime che abbiamo perso, si crea un po' di malumore, di stress mentale. Però devo dire che le ragazze sono state brave perché veniamo a giocare comunque su un campo di una squadra che si vuole salvare, lo dimostra il fatto che è tornata sul mercato. E quindi non era facile sia mentalmente che proprio giocare. Poi siamo state brave man mano a giocare la nostra pallacanestro e tornare a fare in attacco quello che sappiamo fare, quindi veramente faccio complimenti alla mia squadra perché sai, quando sei in un momento di crisi uscirne non è mai facile, però devo fare veramente, hanno fatto una gran partita. Adesso un finale di stagione intenso per voi, anche perché giustamente potete giocarvi fino alla fine la possibilità di guadagnare il fattore campo nella prima serie di playoff. Come vede appunto questo finale di stagione e come si proietta sui playoff? Ma il quarto posto credo che sia un po', ce lo sia un po' complicato perché comunque Geas sicuramente ha un po' più di chance delle nostre. Noi, il nostro obiettivo è quello di arrivare il più in alto possibile senza pensare, perché se poi pensiamo può darsi che così il peso dello stress ci fa fare delle brutte prestazioni, quindi noi dobbiamo pensare partita dopo partita. Adesso ci godiamo questa vittoria, testa a Venezia, sapendo che voglio dire viene la prima della classe, però sono quelle partite dove probabilmente giochi anche più sereno e sollevato, quindi per adesso una partita alla volta, pensiamo a Venezia e poi vedremo quello che succederà.